A Pesaro è tempo di bilanci per la Fiera di San Nicola, l'evento che dal 10 settembre ad oggi ha animato il lungomare con sapori, colori e profumi. A partecipare alla fiera oltre 500 espositori provenienti da tutte le regioni d'Italia. L'entusiasmo non è mancato, ma il bilancio dei 3 giorni non è molto positivo secondo gli ambulanti. Ad incidere forse il format infrasettimanale e il maltempo. Molti espositori, infatti, già dal primo pomeriggio hanno iniziato a chiudere le bancarelle. Termina oggi la Fiera di San Nicola, possiamo tracciare un bilancio come è andata? Non tanto bene, comunque. Quale motivo secondo lei? Parte il tempo e poi c'è un po' di crisi in giro, si lavora poco. Questo format speciale infrasettimanale forse è inciso? È molto. Le fiere ci vuole sempre la domenica e il sabato. Lei da parecchi anni partecipa a questa fiera, le chiedo com'è cambiata nel corso degli anni e se è cambiata. Non è cambiato niente, però il lavoro è cambiato molto a livello di, diciamo, poi questa fiera costa molto anche. Quest'anno non è stato un granché, non so, per il tempo pure è un'annata un pochettino particolare, ma non solo a Pesaro. Poi sono gli altri anni le cose andavano meglio. Quest'anno hanno peggiorato un po'. E la cosa peggiore che abbiamo è che abbiamo i costi troppo alti per stare qua in mezzo alla strada con le cattive intemperie o qualsiasi cosa che arriva, stiamo messi un po' maluccia. I costi sono molto alti. Praticamente è il peggiore anno da 40 anni che vengo a questa parte. Naturalmente tanto ha influito il tempo, quindi la bassissima affluenza del pubblico. Mai come quest'anno non ho mai visto così poco pubblico in giro. È stata anche un'edizione infrasettimanale, forse questo ha inciso? Ma non è la prima volta che succede con l'infrasettimanale, quindi è una cosa che si ripete abbastanza spesso. Non tutte le fiere capitano con la domenica e il sabato di mezzo, però è chiaro, il tempo influisce parecchio, il tempo. Però quest'anno, come per esempio il primo giorno, è stata una giornata splendida, perfetta, ma l'affluenza è stata minima rispetto a quello che è stato tanti anni fa. Rispetto anche all'anno scorso, anche rispetto al Covid, quando io ho fatto anche la fiera col Covid, c'era una percentuale maggiore di gente. Allora, i primi 2 giorni positivo, e oggi terzo giorno, tempo brutto, chiaramente si soffre. L'importante è che non tiri anche il vento perché sennò è un disastro. Tutto questo nonostante la fiera infrasettimanale. Sì, esatto. No, il fine settimana secondo me va bene perché c'è stata secondo me anche più affluenza la sera rispetto ai sabati e domenica. Siccome lavorano tutto il giorno, la sera ho visto tanta gente. Lei da anni partecipa a questa fiera, com'è cambiata nel corso degli anni? È cambiata innanzitutto, ci sono meno commercianti ambulanti, ho visto tanti posti vuoti, non so il motivo, forse perché si lavora meno e anche per i costi da sostenere perché tra tutto si va su cifre abbastanza importanti. Successo invece per la Capitale del Gusto, una struttura allestita in Viale della Repubblica che nei 3 giorni di fiera ha ospitato le eccellenze enogastronomiche della provincia di Pesaro Urbino, preparate dalle sapienti mani dei volontari delle Pro Loco. Quest'anno dobbiamo dire veramente che hanno fatto più che altro, abbiamo noi contribuito, ma hanno fatto una struttura qui che vale la pena venirla a visitare. In più le Pro Loco hanno tutti dei buoni prodotti e penso che secondo me un altro anno, anche se non saremo più capitale della cultura, questa struttura qui potrebbe valere la pena rifarla anche il prossimo anno. Allora, com'è stata l'affluenza? L'affluenza è stata non buona, buonissima. Qui dentro ti puoi sbizzarrire e mangiare quello che vuoi, cioè di tutto e di più. Tra il bere e il mangiare qui si sta bene. A Pesaro è sempre un bel bilancio, ormai i pesaresi ci conoscono da diversi anni, veniamo qui da 10 anni, e quindi è sempre un piacere venire alla Fiera di San Nicola ed è un riscontro molto molto positivo. C'è un commento su questa struttura importante per far conoscere il cibo del territorio. È una bella struttura, una bella idea perché ci ritroviamo con tante altre Pro Loco, è anche una festa per stare insieme, per scambiare i gusti delle proprie ricette, è una bella idea insomma. Ad